Buonasera, siamo arrivati al penultimo incontro delle conferenze su Firenze e il suo territorio, questa sera dedicato alle cascine. La professoressa Maria Chiara Pozzana ci illustrerà le cascine di Firenze. La professoressa è architetto, ha lavorato in soprintendenza ed è progettista di giardini e specializzata nel restauro di giardini storici. Ha restaurato il Giardino Bardini a Firenze, ha lavorato nel gruppo di progettazione del Parco della Venaria Reale a Torino, è membro della giuria internazionale del European Garden Award con sede a Düsseldorf ed è responsabile anche del Comitato Scientifico Paesaggi Culturali ICOMOS Italia. Tiene inoltre corsi di Garden Design presso la Fondazione Bardini Peyron alla Villa Bardini di Firenze. E poi ha anche delle pubblicazioni. Tra le tantissime ricordiamo il Giardino dei Frutti del 1990, Giardini storici, principi e tecniche della conservazione, Toscana uno sguardo infinito, guida al paesaggio e Ricette giardini con 10 progetti da lei realizzati. Dal 2014 si occupa dei corsi di Garden Design mettendo a punto un sistema di insegnamento pratico che si basa sull'esperienza diretta della progettazione. Questo poi è solo una piccola sinossi delle pubblicazioni della professoressa, ma il tempo corre. Vi ricordo che poi il prossimo 14 aprile ci sarà l'ultimo colloquio relativo alle conferenze dedicato alle botteghe storiche di Firenze con Federico Cioli, e però poi la festa non finisce perché poi ci saranno tutti gli eventi collaterali, a iniziare dal primo, il 5 maggio, con la visita guidata alla manifattura tabacchi. Quindi adesso do la parola alla professoressa e vi auguro buon ascolto. Allora, stavo dicendo un attimo fa che meglio di me avrebbero potuto parlare delle cascine, sinceramente, persone come Alessandro Rinaldi. Ecco, io qui inizio con una cartolina che si conosce bene perché è un'immagine molto famosa, credo sia dell'archivio Alinari, comunque presa su internet, che ci fa vedere l'identità del parco, così come doveva essere, almeno così era nell'Ottocento, ma la vocazione più forte delle cascine era ed è ancora il passeggio. Cioè, in fondo, anche oggi i fiorentini vanno alle cascine per camminare. E devo dirvi che, nonostante tutto quello che si possa dire delle cascine, che diremo magari in quest'oretta, e c'è ancora in certi momenti della giornata un'atmosfera veramente bellissima e una luce e un'aria anche molto, molto belle, insomma molto piacevoli. Ma dicevo, meglio di me avrebbe potuto parlare Alessandro Rinaldi. Cioè, nel senso, io ho lavorato alle cascine, cioè come diceva gentilissimamente nella mia presentazione, che tra l'altro andrebbe un po' aggiornata perché io non sono più responsabile del comitato ICOMOS, lo sono stato per 9 anni, questo è evidentemente un short curriculum di qualche anno fa, e da 2 o 3 anni non lo sono più perché ovviamente ci si avvicenda in questi incarichi, ma comunque lo sono stata in effetti per tanto tempo. E quindi io sono un architetto, cioè diciamo che il mio atteggiamento, io non sono uno storico, anche se ho scritto libri di storia dell'architettura, dei giardini, eccetera, eccetera. Cioè, la storia fa parte del nostro lavoro. Cioè, come voglio dire, io non posso fare un progetto se prima non ho affrontato la storia. E allora, in questa presentazione, poi alla fine vi farò vedere e vi racconterò, diciamo così, 2 o 3 lavori che ho fatto alle cascine, in effetti, e che mi hanno messo perciò in contatto con la concretezza, insomma, di questo grande parco urbano, che è sicuramente il più grande parco urbano di Firenze a livello di però è anche il più conflittuale. Cioè, parlare delle cascine, se uno poi parla solo della storia, appunto, ma non è il mio caso, insomma. Cioè, io posso affrontare la storia, ma per arrivare a delle considerazioni attuali.
Quindi qui ho messo una piccola bibliografia, tanto questo non solo viene registrato, ma vi rimane, quindi se uno vuole lo può anche stampare. Sono i libri che io avevo in studio, perché negli anni, come vi ho detto, mi sono occupata variamente delle cascine, per cose anche molto curiose, come vi dirò alla fine però. Quindi Alessandro Rinaldi ha scritto senz'altro il libro più dal punto di vista storico, lui è uno storico dell'arte, e quindi lì ci trovate, credo, anche la lettura storica dell'evoluzione delle cascine dalla prima fase medicea attraverso quella lorenese fino alla fase ottocentesca. Voi capite che un percorso così lungo e così complicato, ogni fase potrebbe essere l'oggetto di una conferenza specifica. Io faccio una carrellata, un excursus. Al posto mio ci potevano anche essere Mario Bencivenni e Massimo De Vico Fallani, che forse sono venuti a parlare in questo corso. Comunque loro hanno scritto più testi su questo argomento, magari non proprio specifico come Rinaldi, però ecco, contemporaneamente a questo incontro si sta svolgendo la presentazione di un volume curato da Bencivenni e De Vico Fallani, dove il professor Rombai è stato chiamato a presentare lui il volume, quindi non poteva essere contemporaneamente qui per questo motivo. Comunque Bencivenni e De Vico nel 1998, perché appunto tempus fugit, come si diceva prima, e quindi sono passati tanti anni, sembra ieri, fecero questa opera monumentale sui giardini pubblici di Firenze, dove un capitolo molto cospicuo è dedicato alle cascine, soprattutto nella fase ottocentesca, cioè quella in cui il parco delle cascine, da tenuta agricola, cambia effettivamente la sua identità per diventare il parco pubblico di Firenze. Poi loro, sempre loro due, Bencivenni e De Vico, hanno curato appunto quest'opera monumentale che io credevo fosse in 6 volumi, ma forse sono anche di più, perché stasera ne stanno presentando uno, quindi boh, non so, o è il 7º, perso il filo. Il numero 2 di questi volumi è quello, loro hanno curato i testi scritti da Angelo Pucci. Chi era Angelo Pucci? Essenzialmente il figlio di Attilio Pucci. E chi era Attilio Pucci? Un giardiniere, una vera e propria dinastia di giardinieri. Forse qualcuno di voi ha sentito questo nome, che a Firenze, insomma, la famiglia Pucci, che non erano assolutamente nobili, era la famiglia di giardinieri, non credo avessero nessun rapporto con invece il casato nobiliare Pucci. Ma ad ogni buon conto, Attilio è il realizzatore delle piantagioni del Viale dei Colli, ed è stato anche, poi ve lo dirò a breve, anche incaricato di occuparsi delle cascine. Il figlio Angelo, crescendo, diciamo, questa professione di giardiniere, che adesso si può dire, insomma, non è così chiara come era chiara nell'Ottocento, oggettivamente, Angelo si dedica anche a scrivere. E scrive quest'opera monumentale che appunto hanno curato Bencivenni, cioè l'edizione, diciamo, era manoscritta, c'è un archivio, insomma, della famiglia Pucci che loro hanno utilizzato per curare questi libri, che tra l'altro sono bellissimi. Io ho comprato questo numero 2 perché mi interessava particolarmente, perché c'è anche una parte purtroppo non completa sul Viale dei Colli, perché proprio mancano i documenti dell'archivio, sono spariti, e gli archivi alle volte sono interi, alle volte no, purtroppo questo succede. Ad ogni buon conto è un'opera assolutamente utilissima. E, no, vi volevo anche dire che è stata finanziata da Brunello Cucinelli, perché questo non viene detto mai, ma a me sembra una cosa molto importante, insomma, cioè davvero benefattore, perché Massimo De Vico lavora, non so, credo ancora sinceramente, noi siamo stati colleghi in soprintendenza per diversi anni, Massimo si occupava di Bovoli, lui era il direttore, non c'è mai stata la vera figura del direttore, c'è semmai adesso, ma negli anni 90, quando anch'io lavoravo lì, no. Ad ogni modo, lui lavora per Brunello Cucinelli a Borgo Solomeo, no? Appunto, sono cose che magari non vengono neanche raccontate. Secondo me sono importanti anche per capire come nascono poi certe
certe operazioni, che sono operazioni molto, molto importanti, culturalmente parlando. Bene, quindi c'è questa opera monumentale in più volumi che ha pubblicato Olsky. Poi ho messo questo testo che mi era stato regalato. Io con l'Istituto Tecnico Agrario negli anni ho sempre avuto un grande rapporto, perché per me, cioè, ecco, io sì, sì, è vero, io progetto giardini, noi pensiamo ai giardini più come cose ornamentali, ma è l'agricoltura da cui nasce il giardino, per cui io ho sempre avuto un grande interesse, non sono agronoma, non so assolutamente nulla, diciamo, ma ho sempre avuto interesse per la campagna, diciamo, in senso lato. E quindi con l'Istituto Tecnico Agrario, anche quando lavoravo in soprintendenza, ho sempre avuto un rapporto di collaborazione, cioè ci andavo spesso, insomma, cioè, ho addirittura, poi da ultimo vi scrivo queste cose perché hanno avuto un senso, cioè io quando ero funzionario, sono stata funzionario in soprintendenza fino al 1996, quando poi ho dato le dimissioni, ero ancora abbastanza giovane per intraprendere una carriera di libero professionista, diciamo, e in quegli anni 90 salvai dalla distruzione una delle serre, anzi no, più di una, sono quelle serre che sono, quando dalla Palazzina Reale, se uno si affaccia verso il giardino, diciamo, dell'Istituto Tecnico Agrario, ci sono delle serre che non è che siano in grande buona, diciamo che le ho salvate dalla demolizione, però non è che quelle non sono state restaurate. Infatti ci sono tornata recentemente, insomma, per via di questi incontri didattici con loro, e me le hanno fatte rivedere, sono ancora lì. Ecco, le serre sono quasi come i giardini, tra gli elementi più fragili, perché naturalmente nessuno le usa più per quello che è, per il loro scopo iniziale per cui sono state create. Costano molto per restaurarle e sono veramente sempre in pericolo. Ecco, io stamane, che ero con gli Angeli del Bello, abbiamo visto le serre al Bobolino. Al Bobolino ci sono le serre del comune. Qualcuno le ha viste? Nessuno, perché sono chiuse a chiave e se entri ti mandano via in malo. Insomma, chiaramente non ci puoi entrare, d'accordo? E poi sono pericolanti. Quindi c'è anche un discorso di sicurezza. Quindi ecco, sulle serre bisognerebbe fare un grande punto, diciamo così. Comunque, in questo bellissimo volume, L'educazione agraria a Firenze, c'è la storia dell'Istituto Tecnico Agrario. Porcinai, che è una gloria fiorentina, forse non abbastanza celebrata, ma ha studiato lì. Cioè, lui era nato nel 1910 e a 18 anni, quindi nel 1928, più o meno, ha preso il diploma, insomma, di perito tecnico agrario, non so se si chiamava già così, e comunque uscivano giardinieri, ecco. E poi lui è andato a studiare all'estero subito dopo, spedito dal padre. Sulle cascine, poi, abbiamo anche vari convegni, ma molti più di quelli che io ho segnato qui. Cioè, questo ce l'avevo in studio e partecipai a queste giornate di studio atti sulle cascine nel 1992 e comunque era un convegno già molto interessante, però capite, purtroppo i convegni sono molto utili, io non è che voglio dire che non siano utili, ci mancherebbe altro, però diciamo che dalla teoria alla pratica alle volte è difficile passare. Quindi sulle cascine c'è molta letteratura, questo volevo dire. Ma la cosa che serve per parchi come questi è una visione d'insieme. Chissà perché è tanto difficile per noi italiani avere questa visione d'insieme dei parchi. Cioè, si dice benissimo, io restauro il giardino della Catena, io restauro la fontana di Narciso, io restauro l'abbeveratoio del Quercione o che ne so, ma cosa, insomma, è molto complicato, ecco. Ad ogni buon conto. Poi c'è questo libro di immagini, è una bella raccolta iconografica, Le cascine di Firenze, ombre e meraviglie di un parco, che questo è sempre anni 90 e bisogna dire che ultimamente bisognerebbe un po' rinfrescare gli studi, ma poi c'è stato il grande progetto di Guido Ferrara, grande sia nel titolo, progetto Grandi Cascine, perché prevedeva anche lo sviluppo, diciamo, sulla riva sinistra dell'Arno, che poi in parte lì hanno lavorato, sì, e realizzato qualcosa, ma però è rimasto molto sulla carta questo progetto Grandi Cascine. Guardando su internet ora per preparare questo intervento stasera,
ho trovato anche nel sito del Comune di Firenze master plan delle cascine. Ora, io non è che voglio dire, ma per me un master plan è qualcosa di diverso. Cioè, lì trovate molti punti, ma non ho capito appunto, non so, almeno non sono riuscita a trovarlo, non lo so, cioè la tavola d'insieme per capire, perché qui si tratta di individuare il futuro, cioè un master plan, quando si fa, io ho avuto la fortuna di farli, soprattutto imparando da quello che fanno in Inghilterra e in Germania. Bene, oggi va di moda la parola master plan, però qui bisogna capirsi che cos'è un master plan, cioè come deve essere fatto, quali sono gli elaborati che costituiscono il materiale necessario ed indispensabile per fare un master plan, va bene? Quindi forse noi non abbiamo nemmeno una normativa in Italia che precisa, cioè mentre noi sappiamo che cosa serve per un progetto definitivo a livello di progettazione architettonica, sappiamo benissimo, c'è scritto chiaro e tondo, ci sono delle leggi, diciamo, che precisano gli elaborati di un progetto definitivo ed esecutivo. Ecco, forse per il master plan non ce l'abbiamo, per cui c'è un po' di vaghezza, cioè, e quindi, boh, cos'è? Benissimo. Io credo che ci vorrebbe qualcosa di... Perché qui si parla del futuro del parco, magari tutti pensiamo di avere le idee chiare, io no, sinceramente non lo penso. Le cascine è veramente qualcosa di molto complesso. Poi andiamo a vedere un po' la storia, forse voi la conoscete già, io non vorrei ripetere cose molto note, ad ogni buon conto. Intanto il nome, le cascine dell'isola, lo sapete perché? No, nel senso, vabbè, dunque, intanto cascina in italiano, diciamo, è il luogo dove si produce il latte e il formaggio, cioè è un termine, oggi lo usiamo per tante cose, insomma, anche per dire una casa rurale può essere definita cascina, ma originariamente è il posto dove c'è l'allevamento dei bovini per la produzione di latticini, diciamo. Quindi le cascine erano nate per questo scopo, quindi, e c'è sempre stato l'allevamento dei bovini, anche fino all'Ottocento e non vorrei dire, forse anche in una parte del Novecento. Quindi i grandi prati delle cascine poi erano usati per fare foraggio. Io l'ho visto la prima volta, ci sono stata nel 1966 la prima volta alle cascine, e ero una bambina, insomma, ero piccolina, insomma, no, proprio bambina, no, ragazzina, ma piccola, insomma. E mi ricordo proprio questi prati di fieno altissimi, mi colpirono molto, quindi vuol dire che in quel momento ancora si faceva della fienagione, diciamo. E cascine poi dell'isola, perché era un'isola in effetti, cioè era circondata dall'acqua, cioè, infatti qui ho preso queste descrizioni, quindi no, era già chiamata questa zona cascine dell'isola già nel 300 e nel 400, sono toponimi quindi molto antichi, e quindi era in origine un'isola circondata dall'Arno, ma poi con altri fiumiciattoli, paludi, quindi non era definita, oggi non abbiamo assolutamente la percezione di questa mancata definizione geometrica dell'area. Noi vediamo le cascine come, perché c'è il fosso macinante che è un asse rigorosissimo che parte dalla città. Ieri sera eravamo a cena in via Solferino, avete presente quella strada dietro l'ex comunale? Sotto via Solferino c'è il fosso macinante, è lì, parte da lì ed è stato costruito nel 500 e poi costeggia l'attuale ippodromo del Visarno. Perché si chiamava macinante? Anche questa è una cosa abbastanza curiosa, perché lungo questo corso d'acqua incanalato con un'opera colossale di ingegneria idraulica cinquecentesca c'erano situati diversi mulini che poi dei brandelli di queste costruzioni ancora esistono, molto trasformate, non so se neanche qualcuno veramente si è messo mai a studiarle. Quindi molto sinteticamente, le cascine hanno tre periodi di storia molto diversa, diciamo, il periodo mediceo, quello lorenese e quello, diciamo, dell'Unità d'Italia, direi io, cioè quindi Savoia, in poi, insomma, perché in quel momento lì
diventano un parco pubblico, finiscono di essere una fattoria granducale e diventano parco pubblico. Il che da un lato bene, dall'altro non so, perché chiaramente diventando pubbliche il loro destino si complica senz'altro, perché prima tutto sommato dal 5 al 600, insomma i primi acquisti, Alessandro De Medici con questa idea, sapete che l'allevamento, cioè l'allevamento dei bovini c'era in Toscana, però è Lorenzo il Magnifico che appoggia a Caiano per la prima volta, ecco anch'io ho stentato a crederci, però insomma pare sia vero, è Lorenzo il Magnifico che comincia a fare il formaggio. Prima non si faceva, quindi siamo 1470, insomma così seconda metà del 400, poi diventa evidentemente un buon sistema così anche economico, insomma. E quindi su questo terreno molto umido, circondato dall'acqua, quindi dove l'erba cresceva molto bene, si prestava per l'allevamento dei bovini. Ci sono delle descrizioni cinquecentesche appunto che ci raccontano di questa attività che si svolgeva nella zona. E nel 1563 appunto viene creato questo asse, perché è anche un asse urbanisticamente molto sensibile, oltre che essere una opera idraulica notevolissima. Dopodiché la fase lorenese, i Lorena con la loro visione molto pragmatica e anche in un certo senso utilitaristica, in senso positivo, rinnovano molto, però sempre tenendola come diciamo un complesso agricolo che saltuariamente veniva aperto, ma nessuno pensava assolutamente all'idea ancora di un vero e proprio passeggio. Se ne parlava con la professoressa Carla Rombi, che avete conosciuto recentemente, cioè in Firenze, anche perché direte voi non ce n'era poi un gran bisogno. Comunque non esistevano giardini pubblici, non esisteva quello che noi oggi chiamiamo, un termine bruttino, il verde pubblico, ovviamente non c'era, anche perché, voglio dire, tante case avevano gli orti sul retro, i palazzi spesso avevano dei giardini più o meno grandi, il rapporto con la natura era completamente diverso, cioè l'idea di verde pubblico nasce, l'idea del passeggio, dalla fine del Settecento e si sviluppa veramente nell'Ottocento. Però diciamo che Pietro Leopoldo prima dà un impulso a una strutturazione di questa tenuta che esisteva, vediamo se ho la foto, ecco qui non so quanto sia bella perché anche questa, poi nei libri che ho sono piccolissime, quindi vabbè questa l'ho presa da internet, ma giusto per farvi vedere, ecco c'era già un nucleo, quasi un piccolo borgo rurale che era in questa posizione, che venne più o meno raso al suolo per costruire la palazzina reale, quindi col progetto appunto di Giuseppe Manetti che ora vediamo. Una cosa che si vede in questa carta, che è della metà del Settecento, è che la struttura diciamo viaria era già abbastanza definita e rimane nei secoli. Ecco, qui vediamo bene il fosso macinante, vedete quanto geometrizza questo triangolone irregolare. Da un lato l'Arno, dall'altro il fosso macinante, il viale centrale che più o meno è quello qui. Ecco, perché qua in questa posizione ora abbiamo l'ippodromo del Visarno e quindi il viale degli Olmi, quello che adesso si chiama degli Olmi, ha avuto diversi nomi, arrivava qua dove oggi c'è la palazzina reale. E da questa parte, qui vicino c'è il famoso anfiteatro, che è una costruzione abbastanza recente, e qua c'è una struttura sulla quale non ho trovato una grande letteratura, che però esiste ancora, è una specie di stella di viali. A mio avviso era una struttura per la caccia, cioè una specie di uccellare. Così se ne trovano in giro, insomma, in tante situazioni di giardini e parchi. E poi qui lungo, qui nella didascalia assolutamente illeggibile qui, ma insomma nella carta originale c'è la didascalia qua sotto, qui c'erano le ragnaie del fosso macinante, cioè queste stecche di vegetazione lunghissima usate per l'uccellagione. Quindi era una grande tenuta dove si allevavano bovini, si cacciava, insomma, ed era una tenuta granducale, ripeto, forse qualche rara volta, soprattutto in Lorena, con l'idea appunto un po'
asburgica, insomma, di aprire un po' al pubblico, no? Così forse ogni tanto è stata aperta, e soprattutto è stata aperta quando per i festeggiamenti, per l'insediamento, perché Pietro Leopoldo poi se ne fa ritorno in Austria, insomma a casa sua, diciamo, e Ferdinando III subentra, e quindi ci sono le grandi feste per l'arrivo di Ferdinando III. Ferdinando III è molto conquistato dalla personalità del giovanissimo Giuseppe Manetti, salvo che poi, con un capovolgimento che ai professionisti alle volte capita, a me non è molto capitato, però qualche volta capita, prima c'è questo grande amore del cliente, diciamo così, e poi c'è un odio, tant'è vero che lui, un po' per il macello che venne fuori con le feste che fecero appunto alle Cascine per Ferdinando III, tra cui il famoso vulcano, che il vulcano costruito, perché era veramente un originale, un grande creativo Giuseppe Manetti, anche un grandissimo architetto, però riuscì a indispettire tantissimo Ferdinando III, che poi gli scrive una cosa tremenda, che era un presuntuoso, che insomma pensava solo cose teoriche ma non le sapeva realizzare. Questo, quando ti vogliono accusare e darti uno schiaffo morale fortissimo, a un architetto viene detto questo, e lui se lo becca, tant'è vero che poi insomma esce un po' di scena insomma con questi grandi incarichi che aveva ricevuto da Ferdinando III. Però prima di uscire di scena, Giuseppe Manetti riesce a fare delle cose eccezionali, che però oggi si leggono male. Cioè, la palazzina reale, che dentro è straordinariamente bella, anche come architettura, decorazioni, il cortile coperto. A un certo punto nell'Ottocento c'era il ristorante Donè, il caffè Donè inserito dentro, e questo è molto interessante da sapere come attività per il parco pubblico, ma invece all'epoca era chiaramente solo la palazzina reale, e che devo dire trovo sia una grande architettura. Recentemente hanno fatto questa serie di, come l'hanno chiamata, agristorie, e una di queste agristorie, l'ho trovato sempre su internet, è stata una delle immagini che ora vi faccio vedere, viene da lì, è stata dedicata alla palazzina reale. Bene. Ma ancora più geniale è l'idea che lui ha di fare una passeggiata archeologica, perché siamo alla fine del Settecento, c'è un po' la scoperta dell'archeologia, e quindi, però questa passeggiata archeologica, ora voi mi direte, ma dove diavolo è? In effetti non si vede più, e quindi è difficile, forse un intervento di restauro potrebbe farla capire almeno questo, perché dalla ghiacciaia, la famosa ghiacciaia, che è una piramide, d'accordo, e quindi è chiaro che c'è questa idea di riprendere qualcosa di egizio. Adesso non è che si conoscesse un granché, però lo stile egizio poi si sviluppa nel corso dell'Ottocento, ci sono anche lo Stibert, c'è il tempietto, ci sono la serva che mi sembra sia tutta in stile egizio, cioè, per dire. Quindi lui, molto in maniera sofisticata e raffinata, poi introduce questa specie di muro con delle colonne lavorate in maniera pregiatissima, che mettono in comunicazione le due cosiddette pavoniere, che sono due tempietti in realtà. Non si sa se veramente mai usati come voliere, perché poi ho letto appunto che tutti si interrogano, ma perché diavolo, pavone sappiamo quanto è grande, insomma come faceva a stare dentro il tempietto, non si sa, non si è capito. Comunque tradizionalmente chiamate le pavoniere, e noi sappiamo, voi lo sapete perché siete fiorentini, come diavolo stiano adesso queste pavoniere, insomma, vabbè, lì sarebbe molto interessante poterlo far capire, ecco, perché tutte queste opere d'arte non si leggono alle Cascine, e qui sto parlando solo delle fasi, diciamo appunto, storiche. Poi c'è la contemporaneità, che è molto interessante. Ecco, in questa cartografia che si vedeva un attimo fa, che è della metà del Settecento, 1759, qui non si leggono tanto bene, ma ci sono i mulini, quelli che vi dicevo prima, sono tutti collocati lungo il fosso macinante, ecco. E poi vedete, qui è tutta zona boscata, e questi sono prati essenzialmente.
con queste assi, cioè c'è una forte geometria. Beh, qui è semplicemente il racconto della parte lorenese che vi ho già detto, ecco, le feste di Ferdinando III, e questo è un'opera di Giuseppe Maria Terreni, appunto dedicata al vulcano che ideò Giuseppe Manetti, insieme però a tante altre cose, cioè vennero veramente coinvolti tutti i grandi spazi delle cascine per feste, giostre, mercati anche. Ecco, il mercato è una cosa che tradizionalmente, diciamo, alle cascine c'era, cioè il mercato nel Prato della Tinaia, insomma ci sono dei disegni fatti da Giuseppe Manetti sempre per queste grandi feste. E, beh, qui vi facevo vedere appunto l'abbeveratoio nel Prato del Quercione, perché appunto qui era un abbeveratoio per gli animali, perché qui su questo prato c'ho anche una foto molto bella, devo dire, che ho preso dal libro di Enrico Fallani, dove nel Prato del Quercione si vedono tutte appunto le mucche che pascolano. E qui la passeggiata archeologica. Ora non ho trovato un'immagine un po' bruttina, ma poi ne ho delle altre un po' meglio, della ghiacciaia in forma di piramide. E ecco, vedete, gli elementi pregiatissimi, queste colonne lavorate con le pigne terminali, foglie di pietra bellissime, eccetera, sono completamente scollegate attualmente. Quindi io credo che nessuno si renda conto poi di che cosa sono, insomma, effettivamente. E qui le pavoniere di cui vi dicevo, e poi dopo c'è un'immagine ancora più triste, diciamo così, perché insomma, e qui ci sarebbe da fare tutto un vero e proprio restauro. Volevo nascondere questo. E vabbè, questo è quello che vi dicevo, questo l'ho preso dal sito degli Amici dei Musei, che ha fatto un ottimo lavoro sulla parte storica, insomma, della Palazzina Reale. Sì? Premo su, nascondi, così si vede meglio. Ah, ok. Quindi qui vedete un acquerello ottocentesco, ma molto, che ci rende bene l'idea del fatto che di fronte alla Palazzina Reale c'era un giardino. In realtà Giuseppe Manetti aveva disegnato, così pare almeno, due parterre, uno verso l'Arno e uno verso l'interno, che hanno avuto alterne fortune. Perché quello verso l'Arno, sappiamo bene che attualmente credo sia tuttora la sede del Luna Park, e quello dietro venne già nell'Ottocento trasformato in un vivaio, che forse era una migliore destinazione. Insomma, questa immagine è particolarmente bella, presa dal sito degli Amici dei Musei, ci dà l'idea dell'aspetto di giardino che aveva questo parterre di fronte alla palazzina. E poi passo, diciamo, rapidamente all'Ottocento, che è una fase totalmente nuova per le cascine, che oramai erano diventate, cioè avevano, insomma, una struttura sempre più definita, con questo grosso intervento, le scuderie ai lati, la Palazzina Reale centrale, i giardini, i percorsi artistici progettati da Giuseppe Manetti, le pavoniere, cioè, c'era già l'edificio, quello dove accanto alla piscina, insomma, quello era un edificio antico che poi nell'Ottocento venne usato per il primo insediamento della scuola di pomologia. Ecco, questo è appunto, parte questo grande capitolo. Il giardino, il parco diventa giardino pubblico, ecco, la grande trasformazione. E poi c'è tutta una parte urbanistica che non ho abbastanza materiale, ma sarebbe molto complessa, perché quando si definiscono, vedete, nel 1850 si comincia a costruire il quartiere che poi, dove c'è l'ambasciata americana, insomma. Lì c'era la cosiddetta Vaga Loggia, c'era un giardino molto importante che viene poi completamente smantellato per costruire questi bellissimi edifici nel corso della seconda metà dell'Ottocento, insomma. E poi davanti c'era ancora c'erano le mura, insomma, c'erano le mura medievali che passavano verso l'Arno, insomma, che poi sono state anche quelle smantellate. Ma tornando alle cascine, ecco, nel 1865 sappiamo tutti che Giuseppe Poggi fa il piano di ampliamento della città,
E per quanto riguarda l'Oltrarno, dove lui, tralascio la vexata questione dell'abbattimento delle mura, insomma, e di tutto quello che ha comportato, ma sul lato appunto sinistro della riva dell'Arno, sulle colline sud, lui progetta il Viale dei Colli, ma vi farò vedere con una foto presa dal suo progetto di ingrandimento, perché lui viene incaricato di ingrandire la città di Firenze. All'interno delle mura lavorerà l'ufficio Belle Arti del Comune di Firenze, in particolare l'ingegner Del Sarto, Giuseppe Poggi invece fuori. E pensate, questo è una cosa che va saputa, perché noi oggi abbiamo dei tempi di progettazione alle volte neanche velocissimi. Lui viene incaricato, mi sembra, a dicembre o fine novembre del 1864, all'inizio del 1865 c'è già il piano per l'ingrandimento di Firenze, che prevede il Viale dei Colli e la realizzazione delle grandi cascine, che non vengono realizzate, ed è un vero peccato. Ora vi farò vedere perché. Comunque, poi con il fatto arrivano i Savoia, logicamente tutto quello che comporta la tenuta, era insomma del re, non se la vogliono tenere, perché gestire una cosa del genere doveva essere molto costoso già all'epoca, e quindi la decisione che viene presa è di passarla al comune, e così il comune eredita questa tenuta, diciamo così, ma non era ben messa, perché De Vico e Bencivenni citano vari articoli ottocenteschi. La nazione esisteva già nell'Ottocento, 1867, i boschi eransi convertiti in sterpai, gli stradoni mancavano del materiale necessario ad una comoda viabilità, le siepi erano guaste e scomposte. Quindi era evidente che negli ultimi anni era stato lasciato andare, e a un certo bel momento il problema, ieri come oggi, è quello della gestione, ma io direi anche della manutenzione, facendo una divisione che, una divisione di significati, intendo dire, perché la manutenzione si svolge ogni giorno. La gestione è un processo che riguarda invece anni, capite? Cioè uno decide come gestire, con quale ufficio, con quale servizio, con quale personale, gestire una cosa del genere, che non so quanti ettari sono, non me lo ricordo più, ma insomma, cosa anche nella versione attuale molto ridotta, è decisamente molto grande. Divertente sapere che nel 1866 Filippo Calandrini, che è il giardiniere che viene, praticamente affianca il Poggi nella prima parte dei suoi lavori nel Viale dei Colli, poi verrà sostituito da Attilio Pucci. Quindi Filippo Calandrini è incaricato anche di occuparsi delle cascine, e si accorgono della difficoltà di gestione, insomma, e di manutenzione, aggiungo io, di questo complesso, e soprattutto si accorgono che la tenuta lorenese, che doveva diventare un parco pubblico, doveva essere in qualche modo riprogettata, e chiamano un francese. Questo è divertente, perché io negli anni 90 mi sono trovata in una simile situazione con un architetto paesaggista francese che è stato chiamato a Firenze per fare un'ipotesi progettuale, forse qualcuno, dico, col professor Giovanni Sanesi, forse qualcuno di voi lo sa, non so. Comunque ogni tanto arrivano i francesi, volevo dire. E comunque questo architetto di giardini, che era un collaboratore di Barillet Deschamps, che è l'architetto che crea i viali a Parigi, quindi insomma era sicuramente bravo, diciamo, ed esperto, forse veniva considerato più, appunto, da noi non è che si fossero fatti grandi giardini, insomma, nel corso dell'Ottocento, insomma, giusto qualche giardino privato. A livello di grandi interventi pubblici, il primo è il Viale dei Colli e i viali, insomma. Chiaramente, quindi va bene, e purtroppo non abbiamo il progetto di Georges Aumont, ma semplicemente dei pezzi che non si capisce che fine abbia fatto, però era stato fatto perché viene chiesto il permesso di mostrarlo all'Expo di Parigi, e quindi c'era il progetto, si è perso. Comunque ci sono dei pezzi in particolare dedicati all'ingresso delle cascine, quello che poi Giuseppe Poggi definirà come Piazzale Vittorio Veneto.
In effetti quella è una chiave di volta, purtroppo oggi estremamente critica, non possiamo fare a meno di dirlo, per via della tranvia e per via di tutto quello che poi è successo nella testata, diciamo così, del parco, nel punto di connessione del parco verso la città. Vabbè, comunque, Poggi e Attilio Pucci hanno un ottimo rapporto di collaborazione e nel 1868 definitivamente le cascine passano alla gestione del comune e Attilio Pucci si dà da fare, ma questo secondo me fa molto bene, insomma, perché venissero realizzati dietro la Palazzina Reale il vivaio e gli orti comunali che poi vengono inglobati nell'Istituto Tecnico Agrario, ma nel Novecento, perché nell'Ottocento la prima scuola di pomologia, come vi dicevo, ma poi ora lo vediamo con un'altra, eccolo qua, con un'altra cronologia, ecco, vedete, nel 1882 si insedia la scuola di pomologia nell'edificio che adesso è accanto alla piscina, per intendersi, lì ci sono delle foto molto carine con scritto scuola di pomologia, e tutto davanti era giardino, la piscina ovviamente non esisteva. Però, diciamo, ecco, comincia il Novecento. Cosa succede? Già dalla fine dell'Ottocento questi grandi prati giganteschi verso il fosso macinante avevano, diciamo che già Attilio Pucci aveva cominciato a disegnare dei percorsi, insomma, un po' ellittici, non so bene perché, ma però ci mettono gli occhi, diciamo così, sopra diversi personaggi, perché nasce l'idea dello sport e fin qui, diciamo, non ci sarebbe niente di male. Quindi le cascine si trasformano progressivamente in una grande area sportiva, perché cominciano il primo ippodromo, diciamo, proprio, era solo una pista di corsa, è addirittura del 1891 e la più vecchia è quella delle Mulina. Poi il Bisarno nel 1927 viene completato, tra l'altro sì, insomma, è anche considerato un'opera architettonica molto importante. Luigi Vietti, insomma, è un architetto molto conosciuto, ma nel 1927, stesso anno dell'inaugurazione dell'ippodromo del Bisarno, sempre nella Nazione, l'abbandono e l'incuria sono evidenti ovunque, il parco è una plaga selvaggia, dovunque rovi, sterpi, ortiche, il personale sembra scomparso, va bene. Poi negli anni 30, no, poi c'è il velodromo, insomma ci sono tante, i campi da tennis successivamente, c'è il tiro con l'arco, insomma ci sono tutta una serie di insediamenti sportivi che occupano, diciamo così, le aree scoperte di quel lato delle cascine verso il fosso macinante. E poi negli anni 30, 1937-39, c'è addirittura la costruzione della scuola di guerra aerea, cioè nel senso che è un capolavoro dell'architettura razionalista, senz'altro, e i giardini sono stati fatti da Porcinai, l'architettura da Raffaello Fagnoni. Però voglio dire, voglio sottolineare, così rivedendo un po', scorrendo la storia così in questi anni, beh, effettivamente è chiaro, i giardini, ma guardate che io nella mia carriera oramai lunga, cioè mi è successo spesso di vedere che parti di giardini, ma anche molto, come voglio dire, qui uno può dire, ma era un campo, insomma questa è la spiegazione che alle volte viene data, ma anche se tu hai invece un giardino strutturato, è possibile benissimo che arrivi il grande architetto, la star dell'architettura contemporanea e ti dica, bene, io qui ci costruisco una biblioteca, ad esempio a me è successo questo, insomma a me, non a me personalmente, ma ho seguito questa storia in un parco in Portogallo dove quel famoso architetto portoghese, insomma, ha costruito una biblioteca. C'è stato un movimento, l'UNESCO, tutto quello che vi pare, ma l'hanno fatta. E c'era un orto meraviglioso costruito da un famoso architetto francese negli anni 30, Jacques Grébert, si sa anche il nome, voglio dire, insomma, è battaglia persa. Quindi i giardini, i parchi, le aree verdi, le aree scoperte sono sempre le più fragili e sottoposte alla speculazione. Io adesso non voglio dire che costruire l'ippodromo sia stato speculativo, ha avuto un grande, insomma, è stato molto importante nella storia fiorentina, tutti e due gli ippodromi, però no, già allora non c'era la visione di fare un parco,
No, non c'era, io non credo, se no non avrebbero fatto ippodromi, non avrebbero fatto scuole di guerra aerea e così via, e non avrebbero fatto anche una piscina lì dove, tra l'altro ho cercato la data da qualche parte, forse l'ho anche scritta, no, beh comunque dovrebbe, ma non è tanto antico, cioè, non so, vi ricordate voi, quando, non sono riuscita tanto a trovare, comunque negli anni 70 si costruisce l'anfiteatro e lì niente male. Nell'88 abbiamo questo progetto Grandi Cascine che rimane sulla carta e poi c'è stata la tranvia. Andiamo avanti, vi voglio far vedere, questo era il progetto di Giuseppe Poggi per Piazza Vittorio Veneto, che più o meno è stato realizzato così, vedete proprio l'innesto, questo collegamento, l'aveva già fatto il francese Georges Aumont, però lui alla francese aveva fatto una piazza circolare e poi tanti parterre, proprio tipo le Tuileries, ecco, diciamo lo schema che lui aveva in testa era quello. Quindi era sembrato un po' troppo francese in effetti. E il Poggi era più fiorentino, indubbiamente. Questo invece è interessantissimo da vedere, è il progetto di Poggi, appunto, nell'ingrandimento di Firenze per le cascine. Guardate che idea fantastica che sarebbe stata. Se l'avessero fatto, noi non avremmo avuto gli ippodromi, capite? Perché lui si era immaginato, vedete, il campo di Marte era nella riva sinistra dell'Arno e nella riva destra, Palazzina Reale rimaneva con i suoi giardini belli, insomma, conservati, la struttura del parco era assolutamente riconosciuta. Vedete la struttura stellare qui, quella cosa che vi dicevo prima? C'è sempre, è antichissima. E poi lui si divertiva, insomma, a dare questa forma. Praticamente il retro della Palazzina Reale diventava un giardino all'inglese, molto monumentale, se vogliamo dire molto grande, dove forse rimanevano prati, e qui c'è scritto cascina, cascine, insomma, e un grande lago. Non so come se la passasse poi il fosso macinante, questo non ho idea, ma lui era anche molto esperto nella reggimentazione idraulica, quello che ha fatto sul Viale dei Colli, quindi non so, comunque l'idea di fare un grande lago, vedete, un enorme lago, qui un lago paesaggistico, ecco, se questo parco paesaggistico fosse stato costruito, giustamente lui dov'è che lo va a mettere? Dove c'erano i grandi prati, insomma, no? I boschi che erano sulla riva dell'Arno rimangono sani, però questo non viene realizzato, è un progetto che assolutamente rimane solo sulla carta. Io lo trovo di grande interesse ad ogni buon conto. Ed ecco qui vedete la foto invece del prato del Quercione con le mucche. Ecco, se io potessi, diciamo così, sognare, come vi dicevo prima, per me l'agricoltura si lega col paesaggio strettamente. E quindi se io potessi dire, io faccio il progetto delle cascine che voglio, io farei tornare anche molto verso l'agricoltura. Perché l'agricoltura, diciamo, campi sfalciati, allevamento di animali, cioè, certo, considerando che oggi è un parco pubblico, ma vi ricordate quando c'era quella mostra, che, Naturalia, no? Come si chiamava? Sì, Ruralia. Ruralia, non Naturalia. E ci stavano veramente bene, sì, infatti. Sì. Questo mi piacerebbe molto, ma poi sono complicate da gestire, insomma, ci vuole una visione d'insieme e una visione anche di un arco temporale lungo, perché se intraprendi delle cose del genere non lo puoi fare in un anno o due, ma invece sappiamo bene, e lo vediamo quotidianamente sui giornali, sulle vicende nostre, del nostro comune, come vanno, eccetera, eccetera, che sono avvicendamenti così brevi che mi dite come si fa a sviluppare un progetto, è ben difficile, insomma, progetti di questo genere. Qui c'è un piccolo approfondimento sulla scuola di pomologia e sull'istituto tecnico agrario, che è un'altra delle nostre glorie fiorentine, non sufficientemente celebrata. L'edificio, appunto, prima era quello dietro alla piscina di oggi, e poi dal 36 costruiscono i nuovi edifici dell'istituto tecnico agrario qui e si trasporta lì. E guardate com'era, ecco, questo è preso da quel libro, no, questo è preso dal libro di De Vico Fallani, credo, di Bencivegni e De Vico, comunque è chiaro, questa era l'area del vivaio, nell'Ottocento era vivaio, poi diventa invece istituto tecnico agrario, era tenuto come un giardino. Ecco, quelle sono le serre che io ho a suo tempo salvato dalla distruzione, che però sono rimaste lì in piedi, ma sono distrutte. Dentro, se voi ci siete mai stati, si comprano anche le verdure, adesso c'è una specie di, è molto carino veramente,
Comunque, qui c'è tutta la parte settecentesca, forse fatta da Giuseppe Manetti, non ci posso proprio giurare, diciamo che andrebbero fatti degli studi specifici. Questo è l'impianto di irrigazione, quindi in canalette sopraelevate, che è interessantissimo come esempio, venivano fatti così nei giardini fin dal Cinquecento. E questo è quello, ecco, qui ci sono le serre, la fontana verso la Palazzina Reale, e qui il famoso ottagono, che pare, credo fosse una parte dell'impianto idraulico. Vedete che versa anche lui in uno stato. All'interno dell'istituto c'è questa collezione di frutta, non so se è in cera o in gesso adesso, non mi ricordo più, forse cera, sì, bellissima. Ecco, poi procedendo nel Novecento abbiamo già detto la scuola di guerra aerea, i due ippodromi e la piscina. Qui vedete com'è bello il rapporto, si fa per dire, delle pavoniere con la piscina. Anche lì, come sarà venuto in mente, non ho idea. Anche, andrebbe ricostruito. Una vista aerea della scuola di guerra, che appunto è un'architettura molto importante, e di nuovo un'altra immagine, insomma, di questo strano, la passeggiata archeologica di Giuseppe Poggi si perde completamente. Questa è un'immagine che ho fatto un giorno che facevamo una passeggiata così, giusto per, vedete che non ha più senso niente, perché qui c'è una panchina sulla soletta dietro una siepe, boh, insomma, qui c'erano delle colonne, da una parte c'è, qui non c'è, eccetera. Ma forse questi aspetti non interessano a nessuno, non so. Io qui c'è la cronologia degli ippodromi, perché io mi sono, una cosa molto buffa, occupata del Festival ROCS, non si chiama proprio così, ma quello che fanno all'ippodromo del Bisarno, per realizzare i varchi di sicurezza attraverso, insomma, nella vegetazione, che poi è una vegetazione non particolarmente significativa, però è vincolato. Conseguentemente ci abbiamo fatto un po' di ricerca storica sull'ippodromo, che è importante. Questi sono gli elementi, è una cartografia messa nel sito del comune con gli elementi principali. Ecco, non ho parlato, però vediamo la forma, diciamo, la forma del parco, insomma, recintato, chiuso dall'Arno, chiuso dal fosso macinante, i due ippodromi, la Palazzina Reale e l'Istituto Tecnico Agrario dietro, qui c'è l'anfiteatro, l'ippodromo delle Molina. Ah, ecco, volevo farvi notare, ma tutti lo conosciamo benissimo, il monumento all'indiano, che è un po' così caposaldo, insomma, delle cascine verso nord, nord-ovest. E veniamo alla contemporaneità. Io non ho grandi foto del Luna Park, nel Piazzale del Re, ma una cosa buffa, perché io cerco di vedere anche un lato abbastanza ironico in certe vicende che mi hanno coinvolto. E nel 1996 io ho dato le dimissioni dalla soprintendenza, ero un giovane funzionario, l'ultima cosa che ho fatto, era soprintendente Domenico Antonio Valentino, e l'ultimo atto, ce l'ho ancora, l'ho conservato, è stata una lettera di diffida al Comune di Firenze per buttare fuori il Luna Park dal Piazzale del Re. No comment. E comunque è lì. Ecco, queste sono le mie cascine, cioè ho cominciato a lavorare lì negli anni 90, appunto come salvando dalla distruzione le serre, litigando bestialmente con l'allora preside, che non è più ovviamente l'attuale dirigente, sono passati talmente tanti anni, però insomma io ero molto convinta, poi quando siamo giovani siamo anche molto, alle volte anche troppo forse, ma non lo so, io credo di avere fatto bene, e comunque le serre sono ancora lì, chi lo sa, purtroppo non sono riusciti a fare il progetto, nessuno dei progetti PNRR, se no quello era veramente uno di quei progetti, perché è comunque un giardino storico, è vincolato, sì che, boh. Insomma, ecco qui che vi raccontavo, faccio la lettera con Valentino per spostare Luna Park, non è successo nulla. E poi, questo è anche molto curioso, forse non lo dovrei raccontare, però mi fa ridere, perciò insomma, alle volte c'è anche un aspetto molto
ironico in quello che facciamo. Nel 1998-99 c'era ancora la lira. Questo so bene che c'era la lira, ora vi dico perché. Giovanni Sanesi, che si è molto occupato delle cascine, un professore della facoltà d'agraria, decidono insieme, non so se c'era Giovanni Malin, che era il direttore dei giardini, di fare una commissione di studio per un progetto sulle cascine, e chiamano il solito architetto francese, che in quel momento era, si chiama Penat di cognome, Michel Penat mi sembra, Penat è stato anche presidente del loro ordine, e Michel Penat viene, e proprio con la classica visione francese, mi ricordo facciamo un po' di riunioni, allora il francese ti dice, alle cascine ci deve essere un ristorante, che tra l'altro c'era, perché c'era appunto Donei, Palazzina Reale, poi è diventata sede della facoltà d'agraria, e adesso non c'è più la facoltà d'agraria, non ho ben capito cosa ci fanno. Comunque c'è lì intorno, ci sono delle attività interessantissime come Fabbrica Europa, c'è quel bellissimo bar, comunque, però questo non viene fuori da, appunto, da una visione d'insieme, ma ci sono degli interventi magnifici, un po', come posso dirvi, a spot. Allora, il francese invece, lui ha la visione della grandeur francese, anche di una grande, di un grande coordinamento, insomma, quindi i bagni, i servizi qui, il parcheggio qui. Infatti, vi ricordate quando alle Mulina venne fatta quella micidiale iniziativa che era una specie di festa dei fiori? Non so se qualcuno ci è finito. Folle, ma soprattutto non c'era parcheggio. Non c'era parcheggio e non c'erano mezzi pubblici che andavano lì. Io all'epoca piuttosto, è stato 15 anni fa io credo, cioè, ci sono stata varie volte perché feci una cosa col Garden Club di Firenze lì dentro e ci andavo in bicicletta. Ma nessuno ci poteva, o avevi la macchina e non sapevi poi dove metter, come Flora Firenze, insomma un affare così. Bene, comunque la commissione si insedia, facciamo 3-4 riunioni, poi l'assessore all'urbanistica, che era un architetto anche molto bravo, che però non mi ricordo assolutamente neanche più come si chiama, viene per un rimpasto, insomma così come capita spesso, diciamo che viene fatto fuori. E la commissione crolla perché non c'era più l'animatore della medesima e Michel Penat chiede, sei ora viene registrato, insomma chiede una cifra cospicua in lire, e perché lui si era mosso dalla Francia per varie volte eccetera, fine della commissione. Bene, poi ancora nel 96, nel 99 ero già un libero professionista, ma lui si faceva gratis ovviamente. Poi nel 2002 io ho cominciato a lavorare nel progetto della tranvia nel 2000, cioè come consulente, sentite questa, non lo sa nessuno perché non è che l'ho molto raccontato, comunque come consulente per l'inserimento della tranvia nel centro storico, e che poi ovviamente non è stato fatto e forse adesso anch'io vengo buttata fuori come qualcun altro, ma diciamo che no, io sono contraria adesso, cioè, io ho fatto quel progetto, abbiamo lavorato tantissimo, non mi rendevo molto conto all'epoca, oggi penso che sia meglio, lo dico da tecnico, che la tranvia non passi dal Duomo perché è un treno e sinceramente credo che sia meglio così, ecco, no, a un certo punto io lo sto dicendo da tecnico, se no i tecnici, insomma, voglio dire, come mi incaricarono di studiare l'inserimento nel centro storico, e lì c'era il gran problema che non si potevano usare le batterie perché ancora non c'era, parlo di 23 anni fa, insomma. Comunque, nelle more di questa storia, mi incaricano di un pezzo di un progetto stralcio della tranvia che era il sottopasso davanti alle cascine, un'altra bella storiella, ma io dovevo fare solo il rivestimento, vale a dire che l'ingegnerizzazione del percorso la fecero giustamente gli ingegneri. E, no, quello è venuto bene, diciamo, una curva un po' forse non molto riuscita, però il rivestimento ora ve lo faccio vedere. E poi da ultimo sono stata consulente per il Festival Rocks e vabbè, è stato solo, anche quello ci ho visto parecchia ironia in questa storia, insomma faceva abbastanza quasi ridere. Ecco, qui è un pezzettino della mia relazione per la realizzazione del rivestimento del sottopasso, in cui mi rifacevo all'opera di Giuseppe Poggi e in particolare alle grandi cosiddette scogliere delle rampe, appunto Poggi,
che da Piazza Poggi salgono fino a Piazzale Michelangelo, con questa progressione del bugnato dalla rusticità della parte alta, naturale, fino all'architettura monumentale come Palazzo Pitti, voglio dire, nella parte finale verso l'Arno. Quindi la nostra idea era di fare un po' una scogliera ottocentesca e ci siamo dati da fare, questa è una simulazione però con materiale vero, cioè con pietra forte, che facemmo per far vedere come poteva venire il rivestimento. Poi il materiale in realtà non poteva essere pietra forte per un problema di apertura di cave e abbiamo introdotto in quegli anni lì, 2002, la pietra Santa Fiora, che poi è diventato un materiale che usiamo dovunque, dal tribunale, il tribunale, la casa di risparmio a Novoli, sono tutte rivestite di pietra Santa Fiora. Ecco, lo vedete qui durante il cantiere, è chiaro, è un riferimento, diciamo così, alle scogliere di Giuseppe Poggi. Ma questo, sinceramente, non so cosa ne pensate voi, ma credo che abbia funzionato, solo che è il progetto nella sua complessità che non ha funzionato. Ci doveva essere un parcheggio sotterraneo che non è mai stato fatto e sopra ci doveva essere un giardino, di cui un pezzo l'ho progettato anch'io, non ho messo l'immagine, ma però, niente, quello è rimasto nella penna, ecco, qui c'era uno dei momenti. Da ultimo ho fatto anche questo, molto durante la pandemia, il professor Rombai, che si era incidentato, non poteva fare questa ciclovisita alle cascine, quindi ci sono andata io e quindi qui ci vedete appunto davanti alla ghiacciaia, insomma, di Giuseppe Manetti. Ecco qui è la partenza ed è anche l'ultima diapositiva, quindi arriviamo all'oggi. Che cosa possiamo dire? Cioè, se ci possono essere delle conclusioni, io vedo sempre questa difficoltà nella visione d'insieme e in una visione di lunga durata. È importante conoscere la storia, perché ci può dare degli spunti, cioè sapere che era una tenuta di tipo agricolo, che poi è diventato un parco pubblico, con tutti, ecco, ci potrebbe dare dei suggerimenti, però è una realtà veramente molto 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 complessa, quella delle cascine, per cui non so, è una grande ricchezza che Firenze ha, che forse non sa sfruttare. Ecco, io eviterei di parlare per le cascine di meta turistica, anche se, per carità, noi ci potremmo benissimo portare anche dei visitatori, ma non è quello il vero problema. Mentre nel Viale dei Colli io so che è una meta turistica, è per i cittadini, ma è anche una meta turistica. Le cascine io lo vedo come il parco dei fiorentini e bisognerebbe che così ci fosse una maggiore riappropriazione, diciamo, forse una maggiore individuazione dell'identità, insomma, di un parco che deve essere un parco contemporaneo, insomma, però ci vorrebbe un grande pensiero, insomma, credo, io la vedrei un po' così. Magari chiamiamo un francese, non so, rivediamo un'altra commissione.